Ciao ragazzi, io sono Red e come potete vedere siamo nuovamente al Monopoly Soft Air di Reggio Emilia e oggi si parla di top 10 delle migliori pistole, non tanto per componenti interne, features, ma per estetica. Quindi andremo a valutare 10 migliori pistole semplicemente dal punto di vista estetico. Noi i libri li giudichiamo dalla copertina. Prima di partire però, sigla. Comunque oggi sono da solo in negozio perché tutti gli altri sono fuori per lavori vari, io giro i video in pausa pranzo e oggi mi trovo qui da solo e questo può voler dire solamente una cosa. Sì, vaffanculo anche a voi! Ritornando al video, partiamo subito con la decima posizione, una pistola che per estetica sia accattivante ma non mi convince appieno. Stiamo parlando di M84 Full Metal GBB. Questa pistola mi piace molto, non tanto per le incredibili intarsiature presenti sul corpo della pistola, che come potete vedere è abbastanza classica, ma perché assomiglia a una Beretta in formato micro. Sembra infatti una di quelle pistole che vediamo nei film di gangster che vengono tirate fuori e cominciano a sparare sulla folla, mi dissocio preventivamente. No, è molto molto carina, ragazzi. Anche i materiali mi piacciono molto, è abbastanza solida, è della VUE che mi piace veramente tanto e offre dei prodotti abbastanza a buon prezzo. È ovviamente a gas, quindi abbiamo il nostro bellissimo caricatorino, ovviamente molto molto simile a quello della Beretta, solo un pochino più piccolo, con la possibilità ovviamente di essere caricato con green gas. È molto carina ed è ovviamente scarrellante. Godo. È molto particolare come design, estetica e dimensione, può essere facilmente nascosta da qualche parte nel caso dobbiate fare dei giochi in cui è prevista questa cosa, non per essere portata in giro. Mi raccomando, vi arrestano. Ovviamente provvista di sicura che quando va inserita va a dearmare il cane, cosa che ho trovato veramente molto carina ed è in generale fatta veramente bene. È ovviamente in decima posizione perché sì, è carina, ma oltre alle dimensioni non è che ha nulla da vantare più di tanto. Però ripeto, nel caso ci sia qualcuno che vi sta sulle palle in squadra, potete entrare in campo e cominciare a fare tabula rasa dei vostri amici. Right. Se siete interessati ad approfondire, trovate in descrizione tutti i link che vi portano alla pagina Monopoly, dove potete leggervi tutta la descrizione nello specifico. Per evitare che il video venga di 2 ore, devo andare abbastanza veloce. Subito dopo, infatti, troviamo il Dan Wesson 715, ovviamente un revolver da canna da 4 pollici. Come sapete, io sono un grandissimo fan dei revolver. Infatti, da piccolo il mio personaggio preferito di Lupin era Jigen. Questa bellezza ovviamente ha i bossoli, quindi potete andare ad aprire il tamburo e dentro ci sono ovviamente i bossoli che poi dovete andare a rimettere dentro uno per uno. Ci vorrà un po', soprattutto perché ho una mano e basta. Sì, sì, poi chiudete e siete pronti ad andare. Ovviamente tiene solamente 6 colpi, uno per bossolo, e è a CO2. Sotto questa impugnatura qua trovate il vano per la bomboletta e l'andate a chiudere. Questa pistola mi piace veramente tanto perché ha questo colore bello silver, ha la canna che io preferisco, ovvero quella da 4 pollici, in quanto le altre sono o troppo corte o troppo lunghe, lo rendono abbastanza impratico, e mi piace perché avete 6 colpi ed è estremamente realistico, veramente ben fatto. Ovviamente stessa cosa che vale per la berettina, non ha nessuna features però troppo particolare, se non per il funzionamento e per il colore silver, incredibilmente bello. All'ottavo posto di questa incredibile top troviamo una delle armi che da piccolo io bramavo con tutto il mio cuore, ovvero l'MK1 a gas, la pistola da killer. Questa è una pistola da killer a tutti gli effetti, anche nel soft air, in quanto è estremamente silenziosa. Sparo anche vicino al microfono. Come vedete non c'è nessun scarrellamento, quindi niente tintinni di metallo che colpisce il metallo, ma è estremamente silenziosa. La cosa molto figa tra l'altro è il design del caricatore, ovviamente va a green gas. Per aprirlo dovete sganciare questo dentino qua, che farvelo vedere con 2 mani è molto complicato. Nota di merito al caricatore, che è un simil Luger, mi piace veramente tanto, infatti è una pistola che ricorda vagamente come design, no? La Luger, una Luger silenziata, una pistola cattiva, una pistola che può fare del male, ma nelle mani giuste può essere promotrice di bene. Altra cosa che mi è piaciuto molto è la sicura, che come vedete è questo pallino che spostate, c'è una S e una F. La S sta per esatto e la F sta per fuori dal mio terreno. Ovviamente sono safe e fire, safe, sicura, fire. Dracarys.
molto molto carina, è estremamente leggera, ha un design molto snello. L'unico problema è che metterla in fondina diventa un po' un problema, perché trovare una fondina compatibile, insomma. Comunque vedervi uno che sbuca dall'angolo, che si muove alla Hitman, non ha prezzo. Continuando a scalare le posizioni, questa bellissima top, arriviamo in settima. C'è una pistola uscita direttamente da Resident Evil, uno dei miei giochi preferiti, ovvero la Samurai Edge. Ragazzi, chi ha giocato a quei videogiochi sa che questa è la pistola definitiva. Molto molto carina, soprattutto per gli amanti del gioco, in quanto troviamo tutti i loghini ed è una replica estremamente fedele della pistola che trovate in gioco. È a green gas, ovviamente è un caricatore simil Beretta, perché la pistola sostanzialmente è una simil Beretta. Molto molto carina, ovviamente sicura e tutto il resto. Non vado a sparare perché, come vedete, ha la canna bella lucida e si andrebbe a rovinare, ed è veramente un peccato. È in una posizione abbastanza bassa perché quello che arriva adesso picchia più forte, mi dispiace. In sesta posizione c'è una pistola che assomiglia alla Samurai Edge, però come design, per quanto io sia legata a Resident Evil, è superiore, ovvero l'M9A3 della Umarex. Ragazzi, questa pistola ha fatto sognare la maggior parte di voi, infatti è una delle pistole più vendute, più guardate in generale. È ovviamente full metal, avevo già fatto una recensione su questa pistola tempo fa ed è veramente veramente bella. E ragazzi, non c'è niente da dire, questa pistola è incredibile, ha questa forma snellita, questa impugnatura poco panciuta, che è veramente molto molto bello. Ovviamente ha tutti i loghini bellissimi, cane funzionante, sicura funzionante, grilletto molto molto reattivo, caricatore a CO2 però con la valvolina sotto, così che non avete quella bruttissima bombola che sarebbe andata a rovinare il realismo di una pistola così ben curata. È comunque una posizione abbastanza bassa perché, per quanto sia tutto quello che ho detto, è già stata vista, è conosciuta e non fa nulla di incredibilmente nuovo se non essere figa già così. Per l'ennesima volta sono pareri miei personali, non venitemi a scrivere nei commenti no, per me quella è la pistola più bella del mondo, perché avete il diritto di farlo, ma io sto facendo una top personale, ok? Se tutti avessimo gli stessi gusti sarebbe un mondo di merda. In quinta posizione, anche se io sono un grandissimo fanboy di questa pistola e anche di Umarex, c'è la G34 generazione 4 Umarex. Come sapete, questa è la mia pistola, ne possiedo addirittura due, una VE e una Umarex, entrambe modificate e mi hanno fatto sognare. Sono grandissimo fan di Glock, hanno per me delle linee molto squadrate che piacciono, e la G34 io semplicemente l'adoro. Tra l'altro ho scoperto di recente che è la pistola che c'è in Black Lagoon, che usa il boss della mafia cinese. A voi non frega un cazzo, io però le citazioni ce le devo mettere, quindi ecco qua la citazione. Ragazzi, lo sapete, canna alleggerita, grilletto molto reattivo, design veramente accattivante, lunga al giusto, è semplicemente la pistola che io preferisco, non c'è niente da fare. Però voglio essere giusto e vi faccio lo stesso ragionamento che c'è per Beretta. Sì, molto bella, ma questa è abbastanza plain, non hanno fatto nulla di particolare. Se volete invece una Glock su cui è stato fatto qualcosa di veramente particolare, passiamo alla posizione 4. Ragazzi, ditemi che non è la cosa più tamarra e bella che abbiate mai visto. Avete davanti una Glock 17 generazione 3. Guardi, le voglio dare il minuto intero. Con intarsi gold e black. Prodotta da VE, ragazzi. Non notate una vaga somiglianza? Comprendi? Questa è veramente una gran pistola, mi piace veramente tanto, soprattutto per la cura che c'è negli intarsi. È la vostra normale Glock, caricatore a... caricatore ovviamente green gas normale da Glock. Sembra una di quelle pistole che trovate nei videogiochi tipo Centro e GTA, ovvero sparate rasoterra come i ragazzini di quartiere della propria gang. Gucci gang. Il mio culo sopra la Bentley. Saliamo quindi sul podio. Chi ci sarà in terza posizione? La 1911 di Deadpool. Ragazzi, c'è la recensione, vi apparirà la schedina qua sopra, quindi finito il video potete andarvela a guardare. Sono grandissimo fan di Deadpool, ho letto quasi tutti i suoi fumetti e poi ovviamente ho visto i film con Ryan Reynolds, che è poesia. Questa pistola è veramente veramente fatta bene, prodotta da Armor Air War, che ovviamente è scarrellante e ha green gas. Guardate come è stato scatramato il caricatore, c'è una cura nei dettagli veramente maniacale, che non lo diciamo mai. Sono stati curati tutti i particolari colorandoli diversi, ci sono ovviamente anche tutte le scrittine alla Deadpool, Maximum Efforts, e ovviamente la mia preferita, Front Wars Enemy. Veramente veramente tamarra e bella, ragazzi. Bellissimi anche i dorsalini che spezzano a metà il loghino del nostro mercenario chiacchierone, veramente ben fatta e curata nei dettagli. Non mi soffermo più di tanto a parlarvi del resto, se volete la recensione ve la linko qua sopra.
Prima di rivelarvi la seconda posizione, vi propongo un quizzone. I vincitori di questo quizzone, adesso vi spiegherò come funziona, potranno mandarmi una loro foto con attrezzatura da software e io la riposterò sul mio canale Instagram. Nelle stories, è qualcosa di carino che pensavamo vi potesse piacere. Io adesso vi darò tre opzioni, tre generi di pistola, e voi dovrete commentare subito, appena finito di darveli, nella sezione commenti ovviamente qui sotto, che pistola è. Chi di voi risponderà correttamente verrà selezionato, scriverà qui sotto il suo nome e in DM su Instagram mi manderà la sua foto. Attenzione però, solo chi sta guardando il video in questo momento potrà rispondere correttamente, in quanto in questo momento io, rottura della quarta parete, sto guardando il video insieme a voi. Quindi avrete 15 secondi per commentare il nome della pistola. In quel lasso di tempo io selezionerò chi la dice giusta e gli altri si attaccano, perché purtroppo la vita è fugace. Quindi siete pronti? Bene, la pistola che ho in mano è una 1911, una Glock o una Beretta? 15 secondi da adesso. Pensate, riflettete, scrivete, il tempo sta per scadere. 5, 4, 3, 2, 1. Fine. Spero che abbiate risposto correttamente, nel caso ci rivediamo su Instagram. La pistola che ho in mano è una 1911 Drug Lord Silver con intarsi. Per quanto io sia grandissimo fan sia di Beretta che di Glock, la 1911 ha quel feeling, quel design così nostalgico e così bello e sinuoso che devo dire mi piace un pochino sempre di più. Per funzionalità ho sempre preferito Glock o Beretta. Questa è una pistola che non solo ha uno stile di altri tempi, ma continua a tener testa ed essere veramente bella anche tutt'oggi. In questa versione tra l'altro troviamo tutti questi bellissimi intarsi che sono veramente veramente belli. Troviamo ovviamente caricatore, tutto bello cromato, tutto bello silver, guardate i giochi di luce. Ovviamente scarrellante a green gas, molto molto bella. È addirittura più bella di quella di Deadpool, mi dispiace. Questa veramente siete il kingpin della droga quando entrate in campo. In prima posizione troviamo invece una pistola che solo recentemente ho imparato ad apprezzare, e anche tanto, e adesso vi dico il perché. La pistola che ho in mano adesso mi ricorda tantissimo quella che c'è nel film Leon, non so se avete presente. Questa pistola è la IK7 con batticarne della VE. Abbiamo già fatto una recensione su queste pistole, la trovate linkata sempre qua sopra e sotto nella sezione descrizione. Mi sono però innamorato, perché queste pistole da competizione, ovviamente ricreate sulla base di pistole da competizione, mi piacciono veramente tanto. Hanno un funzionamento veramente ottimo, una canna molto alleggerita perché si muove solamente questa culatta qua, e hanno un design veramente veramente accattivante. Sempre caricatore green gas, molto molto bello, e mi piacciono veramente tanto. Guardate quel batticarne lì davanti e ditemi che questa non è la pistola di uno che in campo spacca i culi. Questa è definitivamente quella col design più accattivante, non tanto perché si riempie e si carica di intarsi, di colorazioni particolari, ma perché non solo prende una pistola comunque abbastanza conosciuta e la rifà da capo, ma perché come funzionamento, come design e come piccole chicche e features intorno è veramente spaziale. Butta la pistola! Non ho paura di te! Ho detto buttala! Ti apro un buco in testa, amico! Ecco perché quando ci sono tante persone qui non posso fare certe cose. Bene, siamo arrivati alla fine di questa incredibile top 10. Potrei aver perso qualche informazioncina qua e là durante il video, spero che non sia un problema. Trovate comunque tutto linkato qua sotto, e linkato qua sotto c'è anche il mio Instagram e quello del negozio. Veniteci a seguire, buttiamo fuori contenuti speciali. Quelli che hanno commentato qua sotto e hanno fatto giusto avranno già ricevuto probabilmente mia risposta. Grazie mille Red del futuro. Qui da Red è tutto e stay hungry.